Bentrovati all'appuntamento con lo sport su Teletruria. Domenica, ma l'appuntamento non è quello tradizionale con Domenica Sport, perché oggi non si è giocato nei vari campionati, non si è giocato in Serie D, non si è giocato in Serie C femminile, anche se poi diremo qualcosa ovviamente delle nostre due squadre, non si è giocato nei dilettanti, ma nonostante questo Arezzo è stato nell'occhio dell'attenzione addirittura dei media internazionali, perché in un'intervista rilasciata alla BBC l'ex allenatore amaranto Antonio Conte ha parlato proprio della sua esperienza di Arezzo. Ce lo vediamo e poi lo commentiamo, e lo ringrazio intanto fin d'ora per essere con noi collegato con Michele Fratini, che è un intermediario di mercato nonché amico oramai della nostra emittente e del nostro club del lunedì, che vi ricordo tornerà domani sera. Ascoltiamo le parole di Antonio Conte. Yeah, when I started my career in with Arezzo, and I think it was the season where they sent me away after nine games, and to recall me before 12 or 13 games to go. And despite an important penalization, yeah, of points, and then at the last game, and we could take we could stay in the league, and it was for me a tough moment, but I think in that season I become a coach. It was a tough season, but I know that this season I became a good coach for that season. Allora, dice Antonio Conte, proprio grazie a quella stagione sono diventato un buon allenatore, forse qualcosa di più anche di un buon allenatore. Michele Fratini, grazie ancora per essere con noi, ti chiedo di commentare anche queste parole di Conte, tra l'altro ricordando che in quella stagione Conte fu sostituito da Maurizio Sarri e poi subentrò nuovamente a Sarri, quindi nonostante la retrocessione fu un'annata nella quale l'Arezzo ebbe grandi allenatori, come ha tradizione di avere, devo dire, negli anni, non negli ultimissimi anni, ma negli anni sicuramente sì. Che ne pensi, Michele? Che ti ricordi di quell'anno? I can't forget Antonio Conte because scherzo, ragazzi, stavo parlando in inglese perché era giusto, e so what do you think about, cosa ne pensi, stavo rispondendo in inglese. Allora, in quel 2006, perché mi ricordo dal 2006, per l'altro Antonio Conte, con il quale sono anche simpaticamente amico, grazie a Michele Catalani, nipote del grandissimo che fu Azzeglio Lachini e la Mimmina. Io mi ricordo, tra l'altro, poi ritorno su Antonio Conte allenatore, mi ricordo, posso raccontare un aneddoto? Certo, devi. Fu una cosa bellissima, perché mi ricordo che Michele Catalani, con Azzeglio, il nonno, ci invitò, ecco, penso, la loro dimora, una bella dimora in quel Arezzo. Eravamo io, Giancarlo Antonioni, Antonio Conte e l'attuale moglie, perché insomma all'epoca era la nuova, insomma, si stava lasciando con la precedente, si era già messo con questa, con la quale insomma ha fatto famiglia poi. E mi ricordo Antonio Conte anche a Coverciano, quando a Siena iniziò a fare allenatore, era sempre in disparte al corso della Romagna e si vedeva che era molto concentrato. Antonio Conte ha detto delle cose giuste, perché qui ha il senso di riconoscenza, ricorda dove è partito, da chi l'ha consacrato. Mi ricordo un attacco, c'era Floro Flores, come fare a dimenticare quell'Arezzo? Era sempre gremito lo stadio ed era un Arezzo anche che convinceva. Sicuramente sì, Michele. Senti, voglio chiederti un'altra cosa, approfittando della tua presenza, perché nei giorni scorsi tu tra l'altro hai anticipato una notizia quando Piontek sembrava, o meglio tutti lo davano già accasato al Genoa, tu hai detto no, attenzione perché Piontek andrà alla Fiorentina, poi dopo 3-4 ore la notizia è diventata di dominio pubblico, quindi questa dimostrazione del tuo grandissimo fiuto proprio delle vicende di mercato. Secondo te, anticipando qualche tema che discuteremo poi domani nella nostra trasmissione nel club del lunedì, ci saranno altri colpi importanti da qui alla fine del mercato, oppure la situazione di blocco tra Covid e tutto quello che sappiamo non porterà a grandi modifiche delle squadre, soprattutto delle più importanti?
Ma la Fiorentina, in modo specifico, la Fiorentina si sta muovendo anche, dovrebbe anche ultimare altri colpi, diciamo così, ecco, nel settore difensivo. Questo è quello che mi risulta. Su Piontek dissi quello che io sapevo, ognuno ha le proprie fonti, chiaramente chi magari ha scritto lavoro è più avvantaggiato perché ha fonti non più attendibili, ma forse più certe, ecco, detto questo. Riguardo al mercato in generale, io penso che qualcosa farà anche la Juve, la Juventus, anche se ora come ora stanno giustamente proteggendo Morata perché vogliono che renda chiaramente fino all'ultimo dei suoi giorni, ecco, visto che Allegri chiaramente ha dichiarato che lui rimarrà. Io so che la Juventus si sta muovendo in modo molto forte per quanto concerne Cardi, ma molto forte, però chiaramente se prende Cardi adesso, io non penso che la Juventus possa pensare ad altri calciatori di blasone importante più giovani di Cardi. Icardi è un 92 e qualche altro calciatore è un 2000, dunque ha 8 anni meno di lui. Bene, ti faccio un'ultima domanda perché qui tra poco andiamo ovviamente con le notizie più tra virgolette locali che riguardano l'Arezzo che ha diciamo praticamente ridisegnato quasi completamente la squadra in vista della ripresa del campionato, manca un terzino destro in particolare, si fanno i nomi di due giocatori classe 2003, uno Lorenzo Rocchetti della Fiorentina e Daniele Magliocca attualmente al Genoa ma anche lui cresciuto nella Fiorentina. Allora anche la Fiorentina... Sono entrambi 2003. Allora, Maiorca è più un centrocampista, a mio avviso. L'altro invece Rocchetti, Lorenzo, è più di spinta e nasce terzino, tra l'altro. Sono entrambi 2003, ma visto che mi dai un assist, non perché vorrei spaziare, ricordiamo un altro 2003 di Subiano, che oggi era in campo ad Empoli, era in panchina. Si chiama Leonardo Pezzo, visto che è un 2003 anche lui, un difensore centrale mancino di grandissima prospettiva, perché oggi parliamo di Viti, parliamo di Canestrelli che al Crotone presto sempre l'Empoli, questo ragazzo è una grande realtà, partito da ragazzi all'Arezzo, prelevato all'Empoli ed oggi era in panchina, peccato perché sul 5-1 4-1 pensavo lo potessero anche mettere, scusate l'inciso, ma mi sembrava calzante. Di Subiano della zona Arezzo nel 2003, dunque mi sembrava giusto ricordare anche questo ragazzo. Molto bene Michele, tra l'altro tu oggi appunto eri a seguire proprio la gara tra Empoli e Sassuolo, sicuramente ti sarai divertito perché insomma, con l'attacco del Sassuolo c'è da divertirsi. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, buon anno a tutti perché non ve l'ho detto all'inizio. Grazie a tutti. Buon anno anche a te, ci vediamo presto. Spero di vedervi presto. Benissimo. Grazie. Ciao. Allora, un ringraziamento a Michele Frattini anche per aver ricordato e aver citato appunto questo ragazzo aretino di Subiano che oggi era in panchina in Serie A. A proposito di Arezzo, riprenderanno martedì gli allenamenti di una squadra che, come dicevamo, è stata quasi totalmente ridisegnata dal mercato per tentare la rincorsa alla vetta. La positività al Covid del mister Andrea Sussi rappresenta certamente un intoppo nel lavoro della settimana che andrà ad iniziare martedì, ma comunque la ripresa dell'attività dovrebbe essere fra 10 giorni con il recupero della gara di Scandicci, anche se tutto ovviamente è sub iudice per l'evoluzione della pandemia. Come detto, il direttore sportivo Cristiano Trombone a caccia di un giocatore per completare la rosa e i nomi li abbiamo già fatti in precedenza nel collegamento con Michele Frattini. Serie C femminile, invece si è giocata oggi una partita, quella tra Spezia e Caprera, nel campionato appunto nel quale giocano anche le Amaranto. La gara si è conclusa con la vittoria degli Aquilotti per 3-1 contro il Fanalino di Coda. Caprera, le ragazze Amaranto oggi sarebbero state impegnate contro il Perugia, ma la gara è stata rinviata su richiesta delle Umbre alle prese con i contagi Covid del gruppo squadra. Oggi intanto compie gli anni mister Emiliano Testini, al quale quindi facciamo i nostri migliori auguri e concludiamo con una notizia relativa alla Dakar, perché il pilota castiglionese Paolo Lucci con la sua moto anche nella tappa di oggi è stato il migliore degli italiani, 26esimo a 25.06, non è stata però complessivamente una tappa positiva appunto per i nostri colori, in particolare per Danilo Petrucci che ha avuto una giornata difficile con la navigazione, quindi ha perso qualche posizione
nella classifica generale Paolo Lucci ha la stessa posizione che oggi ha occupato nella classifica di tappa, cioè è 26esimo, si sta quindi facendo decisamente onore. E chiudiamo quindi questo nostro appuntamento con lo sport. Io vi ricordo ovviamente di seguire costantemente i nostri notiziari e vi ricordo anche l'appuntamento di domani in diretta con il club del lunedì.